Finito il lavoro sulla mountain bike, finalmente facciamo un posizionamento serio sulla Ethos, che aveva ereditato le misure della Roubaix 2021, sulla quale avevamo lavorato direttamente con Andrea di CTF Lab. E adesso, con la bici già in posizione, sistemiamo tutte le scarpe da strada, posizione in sella, perché ho delle sensazioni un po' strane e secondo me, almeno a mia sensazione, Andrea mi confermerà o meno, c'è tanto margine per magari scendere, per essere un po' più compatti, un po' più efficienti se vogliamo. Pronti via, abbiamo fatto un paio di sessioni di pedalate, abbiamo subito lavorato sulla sella che era troppo inclinata in avanti e anche Sì, l'abbiamo sull'altezza, abbassata. perché in pratica ero troppo appoggiato in avanti, troppo proteso in avanti, scaricavo troppo il peso sull'anteriore, quindi avevo questa sensazione di stare poco seduto e di scivolare sempre in avanti. Abbiamo alzato le leve per cercare di avere in generale una posizione più rilassata anche sulle spalle, cerchiamo di svincolare un po' il ginocchio dall'essere sempre coinvolto nella pedalata, nel mio caso, e poi Andrea mi diceva che l'idea è scendere lavorando qui piuttosto che scendere lavorando qua, cioè tu mi tiri su, mi Esatto, rendi la presa più. sulle mani deve essere una cosa, quindi la distribuzione del carico sulla mano, la distribuzione sul palmo va salvaguardata, poi per quanto riguarda l'altezza, a quel punto è la schiena e la flessibilità che comanda e E ci si quindi lavora lavori. abbassando completamente la mano. Abbiamo abbassato e portato indietro la sella, probabilmente anche qua meriterebbe una sella più svasata, come abbiamo fatto sulla mountain bike. Siamo scesi sullo sterzo, abbiamo sistemato le leve. Sulle tacchette abbiamo fatto più o meno lo stesso lavoro della mountain bike, quindi abbiamo cercato di indurre una rotazione verso destra in modo
da farmi stare meno sbilanciato a sinistra. Esatto, evitare quel cedimento che abbiamo visto esserci dal lato sinistro. Ok, solite 10 uscite, metabolizziamo le modifiche e poi vediamo se ci si deve rivedere per fare degli altri aggiornamenti. Che è sempre consigliato, che effettivamente poi cambierà proprio il modo di pedalare. Come dico sempre, oggi ho visto come eri abituato a pedalare. Prima, esatto. Adesso avremo un periodo in cui ti adatterai e poi quando verrai a fare il controllo vedremo come hai imparato a pedalare. Ok. Con la nuova posizione, insomma. Tacchettiamo tutte le scarpe. Fatto e finito il lavoro. È passato un po' di tempo dall'ultima volta che mi sono visto dal vivo con Andrea Fusaz di CTF Lab. Ho iniziato a metabolizzare un po' i cambiamenti che abbiamo fatto e l'avete visto nei video che sono già usciti, che sono successivi rispetto alla visita biomeccanica, appunto. Abbiamo fatto poi degli altri piccoli cambiamenti che magari vi racconterò nel corso dei prossimi video direttamente in sella. Come vedete sono vestito da bici perché esco e provo a vedere come funziono durante questo periodo di caldazza totale anche in pausa pranzo. Fatemi sapere cosa ne pensate della Ethos e degli interventi che abbiamo fatto. Lasciatemi un commento. Se vi va di contattare i ragazzi di CTF Lab, vi lascio magari il link al loro sito in descrizione. Ditegli pure che avete visto il mio video e che vi mando io. Sicuramente vi tratteranno bene. Niente, ora non resta che andare a pedalare. Se volete aggiornamenti più veloci, seguitemi su Instagram e c'è il link in descrizione, insieme con il link al mio profilo Strava, dove appunto potete vedere anche i giri per i quali non filmo dei video. Ci si vede in giro. Tenete gli occhi aperti perché appunto sia su Strava che su Instagram cerco di annunciare quando farò dei giri, sia in mountain bike che su strada. Vi aggiornerò strada facendo anche sulle prossime attività e trasferte. C'è qualcosa in programma, non posso ancora dire granché, ma se mi seguite su Instagram magari avrete già avuto qualche spoiler o qualche annuncio. Ci vediamo al prossimo video, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale. Ciao!